Da mesi i sindacati molisani chiedono si torni a costruire percorsi concreti per favorire l'occupazione, che unica e necessaria possa rilanciare le sorti di una regione altrimenti in odor di fallimento. Nell'ambito della marcia per il lavoro ha parlato del riconoscimento da parte del governo centrale dell'area di crisi del distretto produttivo di Boiano Isernia Venafro per rispondere alla grave emergenza di un territorio fortemente a rischio di ogni ripresa. Oggi, finalmente, dopo tante riunioni e molti scambi di opinione, si arriva all'intesa che viene sottoscritta dalle istituzioni regionali e le parti sociali. Si riesca a definire un'intesa per far sì che sia più forte la richiesta di dichiarare l'area del distretto industriale di Isernia, Boiano, Venafro, area di crisi industriale. Questo consentirebbe di avere una pluralità di finanziamenti da poter utilizzare nel distretto industriale e poter rilanciare un'attività produttiva che oggi è drammaticamente in crisi. Chiudono le imprese, tanti lavoratori e lavoratrici perdono il posto di lavoro, c'è bisogno del massimo impegno per poter sperare in un futuro diverso attraverso uno strumento importante che è appunto lo strumento dell'area di crisi su cui oggi speriamo di poter definire un'intesa. Nasce dunque ufficialmente oggi il Molise che non si arrende, il documento che impegna tutti a ritrovare un progetto colmo di idee e proposte, scrivendo strade nuove ed ipotesi vere per fornire al territorio del distretto individuato dalla crisi tutti quegli strumenti che aiutino ad affrontare le emergenze per ridare speranza ai tanti molisani che la speranza l'hanno davvero smarrita.